E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi abbiamo l'episodio capolavoro, anche se non volevo registrare nulla, infatti uscirà più tardi questo video. Perché volevo fare una settimana di silenzio per il cinema, visto che ultimamente sta uscendo Gli Anelli del Potere. Però poi si sarebbe creato un po' un casino, perché poi anche l'episodio capolavoro con il punto di vista della playlist, e ho già un video pronto per la prossima settimana, quindi lo facciamo lo stesso. Allora, quest'oggi voglio parlarvi di uno dei film d'animazione, secondo me, più belli mai stati fatti e che purtroppo ha ricevuto un pessimo risultato al botteghino. Ma come sapete ormai da un po', se mi conoscete, la gente non capisce un cazzo, primo. E seconda cosa, un'arte non si giudica in base a il prezzo che ha o a quanto è stata comprata e tutte queste cose, ma si giudica in base a quello che è. Partiamo direttamente con la recensione del Pianeta del Tesoro. Quest'oggi, allora, io sono veramente pregno di felicità di parlare di questo cartone, perché è il mio preferito Disney, assolutamente. Secondo me è il più bel cartone Disney che ci sia, veramente. Molto sottovalutato, poiché la trama è spettacolare, come anche tutto il resto. E soprattutto parla di temi che sinceramente mi toccano nel profondo e anche molto maturi. Comunque parliamo direttamente della trama. Il nostro Jim da piccolo è stato abbandonato dal padre, è cresciuto da solo con la madre e qualcun altro, insomma, nel suo pianeta in cui non c'è un beneamato cazzo. Ci sono solamente dei grandissimi canyon dove lui si diverte ad andare con questa specie di tavola da surf a vela volante, ok? E niente, fa acrobazie, si diverte così e diventa il classico ragazzo con un'infanzia problematica, senza il padre e tutte queste cose, quindi fa casini in giro, si mette nei guai con la legge, anche se per delle cazzate tipo appunto utilizzare quella specie di hoverboard. E niente, un giorno però succede un panico, cioè a casa sua arriva questo alieno stranissimo che lascia, morendo, una sfera, questa sfera che è tipo piena di geroglifici che, se toccata in vario modo, insomma, mostra anche la mappa di un grandissimo tesoro, appunto. E poi si viene a scoprire piano piano che è il tesoro del più grande pirata dello spazio, perché ricordiamo che il Pianeta del Tesoro non è altro che un adattamento dell'Isola del Tesoro, ma in versione spaziale. Quindi ci sono i pirati dello spazio, i cazzo di vascelli che vanno in giro, regà, nello spazio. Cioè, tutto in stile un po' steampunk, molto figo, molto molto figo. E niente, quindi alla fine decidono di raggiungere il Lunaporto e di intraprendere l'avventura. Il Lunaporto è questo porto su una luna, bellissima poi quella luna, proprio fatta a forma di luna, non mi ricordo se è crescente o quello che cazzo è, insomma, che è proprio a forma di sorriso, no? Non la classica luna che immaginiamo reale. E è un porto per delle navi, loro vanno lì, fanno questa ciurma e vanno, insomma, a cercare questo tesoro. Nella ciurma però ovviamente vengono anche reclutati tizi un po' a caso e molti non sembrano essere, insomma, degli eroi, delle persone per bene. Probabilmente, infatti, sono ex pirati o qualcosa del... o non tanto ex. E niente, partono per questo viaggio, succedono cose, anche cominciano a succedere cose un po' ambigue, però il capo di questi ex pirati, diciamo, che è Silver, il
il cyborg, per capirci, comincia a prendere un po' a cuore Jim e si crea questa specie di rapporto padre-figlio che è veramente spettacolare. Cioè, Jim finalmente trova una figura paterna, anche se rozza, un po' stronza, che gli insegna molte cose, perché comunque Silver, anche essendo stronzo, non è cattivo, non è cattivo. E quindi gli dà, insomma, quelle piccole lezioni di vita che potrebbe dare un padre per bene, anche se lui è molto lontano dall'essere un padre per bene. Niente, dopo varie peripezie e che si comincia a scoprire che c'è qualcosa che non va in quella ciurma, ci arrivano a questo pianeta del tesoro. E naturalmente poi succede un panico, Jim e Silver litigano, perché Silver si scopre essere il capo appunto di questa banda, cercano di uccidere un po' tutti e di prendersi il tesoro per loro. Solo che dopo appunto un po' di scontri e di rotture di palle e un robottino che esce fuori a caso alla fine, bellissimo, si scoprono alcune cose e... Sto cercando di non fare troppi spoiler, anche se è un film di 20 anni fa. E praticamente alla fine Silver si trova nello scegliere tra il tesoro e Jim, e alla fine sceglie Jim. Quindi dimostra di essere buono, tutta la ciurma praticamente dei pirati se ne va a fanculo, tranne lui che riesce a scamparla insieme a Jim, la sua famiglia e insomma... Il capitano della nave. E detto questo, il nostro Silver, dopo tutto questo, riesce comunque a scamparla, essendosi perlomeno fregato una piccola parte del tesoro, mi pare, e saluta Jim e se ne va. E finisce il film con il nostro Jim un po' più grande che guarda il riflesso di Silver nel cielo, mentre ha deciso di prendere comunque una carriera probabilmente militare o dal punto di vista, insomma, della marina. E quindi è riuscito a trovare quella figura che lo indirizzasse sulla retta via. E per me questo è veramente un capolavoro, raga. Cioè, è inutile dirvi di no. Non... per me questo è il capolavoro della Disney, proprio. È spettacolare, soprattutto, naturalmente io sono di parte, lo dico, perché non ho avuto, insomma, un gran rapporto per un po' della mia vita con mio padre, quindi più o meno so che cosa significhi, e per di più anche molto molto toccante, bello, con trama vincente, figa, un buon adattamento a livello cartone, ma allo stesso tempo anche... come versione molto molto diversa e con un mondo spettacolare, un universo spettacolare, anzi. Quindi come trama assolutamente 10, ragazzi, è bellissima. Personaggi. Allora, i personaggi, come abbiamo detto, sono Jim, che è il ragazzo che comunque vi ho già spiegato più o meno com'è, Silver pure ve l'ho spiegato più o meno com'è grazie alla trama, e poi vi posso dire... C'è il capitano della nave, che è sta tizia un po' mezza gatto, ancora prima che andassero di moda i furri, e che è, insomma, figa, cazzuta, e diligente, come dovrebbe essere un capitano. Poi c'è il Commodoro, credo, che sia il, non lo so, comunque il secondo in comando della nave, che è sto tizio de pietra enorme. Poi ci sta il... Se proprio vogliamo chiamarlo patrigno di Jim, che non è proprio un patrigno, anche perché insomma gli ha fatto un po' da zio papà in un certo senso per un po', ed è molto amico della madre, ma non sta con la madre, tant'è che alla fine poi si mette con il capitano, che invece è tutto il contrario, cioè è uno che ha studiato un sacco ma impacciatissimo e anche un po' coglione, molto divertente. Poi c'è lo sgorbietto, che non mi ricordo cazzo come si chiama in questo momento, anche se è il mio film preferito Disney, però ragazzi è un po' che non lo vedo. Lo sgorbietto rosa che vola, che è questa specie di alieno
tipo liquido che vola a mezz'aria con una coscienza che parla solo con versi ed è molto 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 cute. Poi c'è il cattivo dei cattivi, tra virgolette, perché è il vero cattivo che poi prende anche in mano un po' la situazione alla fine, che è sta specie di granchio ragno schifoso bastardo che fa parte della ciurma di quei pirati. E poi come ultimo c'è il robot che trovano sul pianeta del tesoro, che non è altro che un robot lasciato lì che si scopre sapere un po' più di quello che è successo, tant'è che infatti gli mettono tipo una cassetta dietro la testa e era impazzito, si riprende e poi gli racconta un po' quello che è successo nel passato di quel pianeta. E niente, come personaggi per me c'è tutto, praticamente tutto quello che serve per questa storia. Quindi anche se c'è qualche personaggio che magari non mi fa impazzire, ognuno fa il suo cazzo di dovere, una cosa scritta bene, come dovrebbe essere. Quindi comunque il 10 non glielo lascio, cioè non glielo toglie nessuno, nemmeno qua. Personaggi 10. Poi obiettivo, l'obiettivo secondo me era fare un film d'animazione Disney un po' più per adulti, anche perché quello era il periodo in cui l'animazione si cominciava ad affacciare all'animazione per adulti dal punto di vista dei big che facevano i film. Basti pensare a i grandi dell'epoca che erano Shrek, Le Follie dell'Imperatore, queste cose qua, no? Che comunque sono un po' più per adulti, non tantissimo, però coinvolgono anche gli adulti, ecco. E sono molto divertenti, sono anche di critica e tutte queste cose. Quindi portando una storia appunto un po' più per adulti, magari non proprio adulti, ma ragazzi perlomeno, non bambini, come in media faceva la Disney, e riuscire a farlo con un criterio, con le palle, insomma. C'è riuscito assolutamente, però per sfiga, visto che stavano uscendo un sacco di altri titoli in quel momento, e anche perché è stato pubblicizzato di merda, un po' come fa la Disney con qualsiasi cosa che non la convince al 100% quando la pubblica, tipo, non mi ricordo come cazzo si chiama, però il loro primo film in cui hanno messo dei personaggi un po', insomma, per inclusività, l'hanno messi, ma nessuno sa che esiste quel film, praticamente l'ho visto solo io, e boh, perché tipo si vede che l'hanno fatto perché dovevano andare incontro a qualcosa, però si vede anche che i produttori proprio del film invece ci hanno messo l'anima, secondo me. E quindi come obiettivo assolutamente 10, perché l'hanno fatto, non vado a vedere il botteghino, ragazzi, vaffanculo. E voto finale 10, capolavoro confermato, ragazzi, questo è veramente un film d'animazione che non potete perdere nella vostra vita.